È piuttosto facile occuparsi di stanze che non esistono realmente. Perché pensiamo in termini di successo e fallimento? Agire senza aver bisogno di successo, solo allora saremo veramente liberi. Vedi, verrà il giorno in cui dovrai impegnarti in un'economia. Raffinata o pop? Eh? Dove andrai? Quale sarà? In che direzione andrai? Cassettiera veneziana, serpentina pitturata color crema e blu. Parte alta cerata e decorata con capolini di foglie in rilievo a scorrimento. E animali mitologici sui tre lunghi cassetti. Su gambe cabriolet non ho niente su di te. Osserva il paesaggio. Identifica quello che manca e provvedi tu per la cosa che manca. Amore, puoi farne senza? Prova a fare a meno dell'elettricità. Il mio retaggio. Ma stai sempre a parlare di retaggio. Retaggio, a me sembra più il parco dei divertimenti. Io pretendo di avere pieno accesso alla mia immaginazione. Un obiettivo. Nulla è più misterioso. Da dove proviene, perché si forma, perché è qui e poi non è più qui, perché alcune persone lo perdono. L'amore è resiliente. L'amore rivive. Anche l'amore per quelle persone che ti hanno fatto qualche torto. Perfino quando non vuoi che questo accada. L'amore rivive. Noi siamo su qualcosa chiamato pianeta. Il pianeta si muove attraverso qualcosa che si chiama spazio. Qualcosa sostiene il pianeta affinché non cada attraverso lo spazio. Questo dovrebbe essere abbastanza per chiunque. La commedia non avrà mai fine. Perché la vanità non ha fine. Vivere la vita all'insegna dell'opposizione significa non aver capito. Usare la vita che ti è stata data per lamentarti del mondo. Non essere stupida. Impegna le tue energie per costruire il mondo che tu vorresti. L'arrivo del bambino ha messo sotto sopra la casa. Certamente i film non sono più al centro della cultura. Fingono di esserlo. Ma poi, ogni mezzo di comunicazione è innamorato di se stesso, no? Un obiettivo. Ecco l'essenziale. Un obiettivo conferisce ordine al mondo. E chi se ne frega se si tratta di un'illusione. Cosa non è un'illusione? La questione importante non è cosa è reale. La domanda importante è a che gioco scegliere di giocare? Tu sei mio padre. Tu avresti dovuto insegnarmi qualcosa. Che cosa mi hai insegnato?
come allacciare una cravatta? E che cosa è questo? Qualcosa?